Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la Triforce Plus, sempre sul nostro Made in 2, in compagnia del mitico Pasqui. Ciao! Ragazzi, siamo qui oggi per un nuovo episodio grande di richiesta, sempre, Europe, Euro. Sempre a grande richiesta. Ragazzi, prima di iniziare, lasciate 150 like per il prossimo episodio. Lo voglio ricordare all'inizio perché magari alla fine non nessuno lo guarda, a me all'inizio guarda tutti quanti. Se volete che il video continui, cioè la serie, continui 150 anche like. Anche perché adesso meno. Europa noi ci abbiamo visto lungo, come perché è stata fusa con i server quindi. Francia e quindi ci sono anche più CH. Infatti ragazzi abbiamo abbiamo superato i 4CH, siamo arrivati a 6CH, invece su Italia siamo peggiorati scendendo a quindi noi continueremo, ci sposteremo su Europa, con i nostri principali PG saranno loro, Ulmano e Fripaschi. E ragazzi, vi volevo ricordare, oltre a lasciare 150 like per il prossimo episodio, anche di iscrivervi al nostro canale, perché anche su Instagram abbiamo superato i 5.000 iscritti, ma non vogliamo fermarci qua, come vi ho detto già in un altro video, e di seguirci ovviamente anche su Instagram, perché là dobbiamo arrivare a 1.000, mi raccomando. 1.000 views. Però ragazzi, siamo qua perché Pasqui ha da leggere ancora le poste di Natale, proprio, cioè ancora da aprire i bauli di Natale, ha da leggere un po' di poste, perché l'episodio scorso l'ho fatto io e oggi ci troviamo qui con Pasqui, mi raccomando ragazzi. Pasqui. Quindi possiamo cominciare a leggere le poste del video. Allora, inizierei a leggere un tranello. Az. M3. Io tengo M5. Tu vuoi mi impicciare perché tu un broglio che uno fa, capito? Allora, andiamo subito ad aprire la nostra casella di posta. Andiamo dall'ultimo. Mancavano solo due giorni, boom, scadevano le poste. Sembra al limite. Allora, The Culture ci manda un bel tranello, grazie mille Maxbo. The Culture ci manda un bel tranello, grazie mille Maxbo. The Culture ci manda un bel tranello, grazie mille Maxbo. Oh Pasqui, io ti ho comprato l'altro dei miei... delle mie divagazioni nel giocare off camera, a differenza di Pasqui. Sono andato un po' nei negozi e ho trovato qualche libro per me e per Pasqui che dopo gli andrò a dare. Un altro tranello ancora da parte di Maxbo, grande mille, grazie. Grande mille per Maxbo, ragazzi, questi sono, come abbiamo detto anche nei episodi scorsi, è quello che preferiamo, avere i libri per potenziare le nostre skill. Pasqui ha un buon handicap con tranello M3, ha aumentato Nuvola, che là, purtroppo ha aumentato l'handicap il gioco stesso. Un cazzo, lo lascio. Ormai è andato così, Pasqui, continua. Allora vai. Sempre Maxbo con un bel tranello. Quanti vediamo tranelli, la no? Fantasia Pasqui. Sempre Maxbo cura per... ancora per Gulmo. Ciao ragazzi, seguo i vostri video, troppi bot su Italia, venite su Europa, un saluto da Gino, grande Max. Ah, è un blu, il nostro blu Max, il nostro fans blu. Grazie mille Maxbo. Ragazzi, comunque la situazione bot forse è stato mandato un bel po' di tempo fa la, sì, la posta, più, un mesetto fa, a quanto abbiamo visto si è un po' risolta, però ultimamente sono entrato sul gioco e hanno detto che stanno ricominciando i bot in covo, ah, però non ho la certezza, non ci sono ancora andati. In ogni caso continuiamo sempre per Gulmano da parte di quanti cura, grazie. Grazie ancora. Studio è importante. Libro della guarigione per Gulmo. Questo è altro libro. Chi ce lo manda? Sempre It's Mommos. Grande Mommos. Gulecca è alto livello. Ancora Max Boss, se volete, arrivo a 55. Un altro cura. Quanti bei libri, Gulmo, per noi. Mamma mia, cioè, stiamo dicendo. Che bello. Scienziati. È una bella nuvoletta da parte di Max. Per quando sarà? Che quando sarà? Per quando sarà? A leggere. Tana Maiala. Sangep. Pato! Nuvoletta ancora da parte di Max Bo, grazie mille, quanti libretti. I libri sono buoni perché Pasqui, alla fine te l'ho detto, costa, io quelli che ho preso ho pagato 50k. Sì. Cioè non ti vanno. Attenzione. Attenzione, Max Bo, un saluto dal Fabbro. Siuppa, siuppa. Più zero, punto ad essere uppato. Buona lettura da parte di Darkomeda. Un bel tranello per noi, ragazzi. Grazie mille a Darkomeda. Grazie, grazie ragazzi per i tanti libri e grazie mille a tutti ancora. Comunque ragazzi, oltre ad aver comprato un sacco di libri che voi non vedete, ma ne ho almeno 11 inventario di libri cura, ho anche messo il negozietto, abbiamo venduto un po' di libri e di tutte le pietre Pasqui, abbiamo venduto più 0 a 100k l'una, abbiamo venduto un po' di armature magiche, avevamo un kk l'una, abbiamo fatto circa 8k che stanno ancora sul negozio, sì, siamo ricchi ragazzi. Poi ho fatto un affare, penso Pasqui, non so se è un affare, ho comprato una sfera scagnozzo a poco e vorrei venderla a qualche kk, poi vedremo se riuscirò a fare questo affare, vi faremo sapere, vi aggiorneremo poi nel prossimo video se sarò riuscito a venderla poi.
Ok, Gulm, allora io devo fare un'altra cosa adesso che ci penso. Avevo scroccato a terra questi due, un arco di corn e una pina dai bot durante gli eventi di Natale, se non so chi bot, cose. E ho scroccato queste cose da terra. Io le andrei a scassare un attimo dal fabbro. Dal fabbro in villa 2. Scassiamo dal assolutamente dal fabbro in villa 2. Comunque se vanno più 9 ce le vendiamo. Sono un po' di soldi. Anche se ho visto qua le cose tipo almeno tipo su Italia si trovano tipo i ventagli del 30 anche a 100k l'uno. Qua no. Manco qua, zero. Qua zero proprio. Ho trovato solo qualcosa più 9 già, ma un sacco di soldi, non ne vale la pena. Se avessimo fatto la stessa pensata su Italia avrei avuto pure i ventagli del 30. Scassata l'1 più 3 più 4. Abbiamo il cappuccio in catene regalato dal nostro mitico. Maschi Predict si scassa più 3. Allora ce l'ho più 5, quindi. Con doppio bonus. Però secondo più 3 si scassa. Ancora più 2. Più 3 più 4 o da più 2 più 3? No. Mo si scassa. Mamma mia, che. Sinacicci. Ma sentì. Andiamo con l'arco di corno. Con l'arco di corno almeno più 6 arriva per farsi spendere soldi e poi. Non ci scassiamo. Vabbè, diciamo oggi che... è così, no. Ragazzi. Dove andare così? Ragazzi, che sia ben chiaro. Allora, Gulmo, quindi sì. Adesso, prima di andare ad aprire le nostre forze di Natale, come sempre, noi ragazzi su Europa purtroppo siamo nobbi, dobbiamo crescere, per farlo dobbiamo aumentare le skill, ci vuole tempo, dobbiamo giocare, ma non giochiamo mai, quindi quello che andremo a fare è cercare sempre di fare soldi in qualche modo. Sì, di droppare chi l'hanno. E facendo altro. Io mi farei un giro in Villa 2 e poi magari ci vogliamo spostare un po' in valle, Gulmo, che dici? Va bene, Paschi, possiamo farci il solito giro in 1002, magari cercando di droppare, come detto prima, da una metin qualcosa di utile. Sinceramente, se troviamo una metin, se riusciamo a fare in tempi ragionevoli, e poi vediamo, dai. Quindi, andiamo nella nostra zona preferita delle metin, Paschi, direi che è tipo qua giù, giusto qua sotto, dove c'è anche il brutale, mi pare, qua, no? Magari trovi il brutale? Vero. Mo c'è più gente, anche se la gente, secondo me, comunque, in ogni caso, è... buggato. Dei blu. I dei russi sicuramente troveremo meno gente, ma abbiamo anche i francesi adesso. Pure i francesi ci stanno. Perché alla fine hanno unito solo l'Europa con la Francia. Poi non ci penso, abbiamo la cosa positiva che è positiva, che abbiamo due CH in più. Quindi se dobbiamo cercare Metin, mob o cose, abbiamo due CH in più per lo spawn di Metin. Che non è in Italia, l'hanno messi qua praticamente. Ma non l'equivalenza ci sta, cioè ne hanno messo due qua e una tre là. Ne fanno due però. Metin! Metin 35. Uno. Era quella più dolorosa. Tra l'altro c'è il comandante, un po' di gente. Schietta male no. Comandante. No, però Pasqua, iniziamo subito, vai. Metti il guanto, vai. Tra l'altro, Pasqua, la mia crescita di curare conta che sempre comunque ed entrambi. E tra l'altro ho fatto un mini test che, ragazzi, ho portato il mio sciamano di Italia a livello 30 con curare a G. Quindi ho visto che praticamente cura tutta la vita. Se sei in abbo ti curi ancora di più, quindi... hai due vite praticamente con lo sciamano con la cura G. E soprattutto nel nostro caso, a me il mio BG là c'ha qualcosa di 1000 HP tipo addosso. Ma qua siamo guaiati, quindi un curare a G sarebbe proprio veramente una tripla vita. Tripla. Troppo. Di vita, anche se il limite comunque c'è degli HP. E bang! Invece Pasqui, tu d'altro canto, se potenzi il tranello, hai uno shot. Sì, uno shot boss, facile sui mob. C'è un fiboss con il tranello. Un refiamo. Guardala come avvelena. Vedi come avvelena. Chi è che rallenta? Tu o io? Bang! Tu rallenti, mi sono le scarpe. Tre l'allentamento. Invece che tank. Offe de pd anime. Gulmano, libro della vita, aura della spada. Si troppa l'essenziale qui. Corpo forte, nemmeno troppo male, Vasco. 100k. Non è male, porco. 300k, non lo so, però non male, assolutamente. 290k, fai boom, bagghiamoci. Comandante brutale trovato, Vasco, direi di farlo fuori. Sì. Tanto troppa la PDA che fra poco mi serve. Perciò lo facciamo, che ci serve la PDA per leggere pure. Eccolo. Eccolo. PDA, manga PDA, radama PDA, why you? Non vedo l'ora che artio di lampo va M. Poi la cosa che stavo pensando, Vasco, oltre al fatto che bello arriva M, le pare ginastre. Sicuramente abbiamo un po' di soldi da parte, però è trovare soprattutto i nastri lancio di lami. Guarda te. Tipo nuvolo, ok, lo vendono perché magari vale di più, ma lancio di lami. Metin 1, 35 finalmente. Ecco un'altra metin. La seconda dopo mezz'ora di. Ed è anche una 35, ci mettiamo un'altra mezz'ora per farla. E poi non sappiamo nemmeno dove cercare bene, perché non siamo del posto, siamo stranieri, noi siamo blu del sangue. Siamo sangue blu. Sangue blu.
riferimenti sono puramente casuali. Bugged. Però più o meno un po' di cose l'abbiamo capito, Pasqua. Almeno io di dove sì. sono le metin, dove sì. è il brutale, le cose, i punti cardini. O cardinali. Caldi. Caldi. Caldi, non caldi. Hot point. Probabilmente la cosa più utile che droppiamo durante i video è la scheggia pietra del drago. Che giuca. Quindi è un po' inutile. Sono metin quasi spaccata da mezz'ora di gioco. Però pietra libro, e pietra. Libro. Ma che sono sti cose? Pietra e libro, ragazzi. Aura della spada. Oh, businesse, businesse. Sì, quanto vale? Quanto vale? 13k. Siamo ricchi, voglio. Aura della spada. Catroia, ok, uno sa, il video può finire qua. Ciao. Non era preparato, ragazzi. Vabbè, Bulmo, io direi allora di spostarci un attimo. Abbiamo fatto il business, l'abbiamo fatto. Il conde l'abbiamo fatto. Ci direi di spostarci in valle, quindi che dici? O proviamo a fare una meeting del 40. Non ho detto niente. Allora, la cosa secondo me più utile in questo caso è, come hai detto tu, prova a fare la meeting del... Che succulenta, Bulmo, la meeting. Si troppo i foglioli. Perché può spawnare gli orchi lì? Quindi facciamo l'utile. E doppio. Il diletto. Andiamo in deserto Yongbin. Allora, ragazzi, come ci mettiamo, penso, mezz'ora per fare la 35? Ci metteremo un'ora per fare la 40. Non tanto per trovarla, perché il deserto lo conosciamo. Quindi non è male. Là fuori, no, andiamo in quella zona della Pasqua. Vediamo se riusciamo a trovare almeno una meta in 40. La proviamo a fare, penso che... Dobbiamo pure comunque aprire i bauli. Esatto. Ecco perché la metin dell'anima, Pasqua, sarebbe in teoria abbastanza tranquilla fin quando non escono. Fin quando non escono i nemici. Ma quando escono sarebbe un buon test. Sì, potrebbero anche non uscire, non è detto che eschi. La cosa, Pasqua, che potremmo fare in realtà è prendere le armi del 30. Almeno per anche provare a fare. Se non sbaglio. Le armi del 30 del giovane eroi. Proviamo senza, vediamo prima di trovare la medin, anche se c'è concorrenza dei blu qua, non solo rossi, Schiatta maga, qualche libro. Ma che scrittivista? Vediamo se in questa zona qua c'è la medin del livello 40. Che tra l'altro, Paschi, la medin del livello 40 penso sia stata la medin più bella del mondo. Medin dell'anno. Medin? Questa qua, ragazzi, che adesso vedrete sugli schermi in diretta di Odo, che fai? Da Paschi. È la medin che ho fatto veramente di più in assoluto, perché mi ha dato veramente molte soddisfazioni. Bella medin che sta cane. Ai tempi, perché mi permetteva di droppare le bacchette magiche quando c'erano le... Bella bacchetta magica. L'evento di Halloween. E ho fatto un sacco di soldi e da lì è ricominciato Bulmo Ninja, perché sapete ormai, il mio PG fu bannato e Bulmo Ninja iniziò proprio durante l'evento di Halloween delle bacchette magiche. All'epoca usavi la bacchetta magica, la buttavi sulla zucca e ti trasformava in oro, bei tempi. Praticamente in tutto quello che toccava. Invece adesso l'evento di Halloween fa quasi schifo, che tu non muori e via. Mi hanno buttato un po' così gli eventi, gli hanno dato consigli, capito? Sì. Ti fanno azzeccare per più tempo. A parte quello di Pasqua è rimasto, e Natale è rimasto sempre più o meno bene o male lo stesso. Quello di Halloween, Natale ci sta bello. La tombola, ci sta. Hanno aggiunto altre cose, però diciamo come forzieri, le calze c'erano da tempo già. Uno dei più carini Pasqua però... è proprio forse quello di Pasqua. E Halloween pure era bello prima. Prima veramente era tanta roba. Però Pasqua metà meeting. No, no. Tra l'altro, cosa interessante, raga, della meeting 40. Che la prima meeting 40 che facciamo del server Europa, della serie, ci permettono di droppare anche i chicchi di Drago Verde. Cosa che faremo probabilmente. Probabilmente dropperemo quello. Poi dai mob, secondo me è una delle meeting più efficienti per il livello del range che ci sono. Espiamo. Ci expa tanto. Droppiamo. Possibilità di droppare, almeno per me, non so se anche i ventagli. Però sicuramente si droppano i foglia nera. Magari 50 metri. Anche i laser a fenice là, però. Se escono gli orchi neri, anche i denti d'orco volendo. Più la medin, ne ho detto. Chi medin, expi. Le pietre anche più 4 forse sono un po' più probabili delle medin del villo 2. Sì. Che escono sì, la P di anime, ricordiamo. L'unica cosa è che se ne trovano soltanto 2 CH come medin, quindi è un po' più cacacazzo trovarle, però. E c'è un po' più di concorrenza sicuramente rispetto al villo 2.
sì, dove siamo che... di solito, perché ci sono tutti quanti rendendo neutrale questa mappa, quindi ci sta. La cosa che vedo è che comunque li devastiamo proprio, se non escono i bastardoni. Anche se a livello 30, forse per un livello 30, al troppo. Nostro livello è troppo, due livelli 30. Al prezzo di uno... Sì, diciamo che abbiamo considerato, Pasqui, anche l'idea di prendere armi giovani eroi per fare la media. Però a quanto vediamo non allora, siamo con male. Con le armi giovani... Con le armi giovani eroi... Con le armi giovani... Con le armi giovani eroi... Giovane? Giovani. Con le armi giovani eroi, sicuramente ce la, l'avremmo fatta con molta più facilità. Ah, però, sì, questo sì. Così, senza nessun aiuto. Uzi. Che cazzo? Un KK. Questo è buono. Soldi, soldi, che Pasqua, secondo me ci accingiamo a finire la media. Ci accingiamo a finire. Abbiamo la fatto media, l'ultima smobbata e un bel chicco di drago verde. Drago o drago blu. Drago blu. No, forse drago blu non so se riesce, però. Dopo già aura, Gulmo. E a pidiate. Ma devi pure a pidiare e stiamo a posto. Dai, forzino da lì. Oh! Oh, corazza malchite, corazza mortale, pozione rossa. Ma poi senza guanti è una tragedia, però. Gulmo, dovremo cercare un modo di avere un guanto. Senza, legalmente, diciamo. Io ce l'ho. Come ce l'ha? Legalmente, ho detto, Gulmo. Ah no, ho c'ho il... Che cazzo. E non vale, non è legale questo. Non è legale. Non è legale, Gulmo. Di... Nel legale non lo so, Gulmo, ci fermiamo qua o proviamo a farne un'altra? Vediamo, cambiamoci H, facciamo l'ultima metin e poi ce la diamo a gambe. Metin Pasqui, ragazzi. Subito trovata su Europe, eccola. Eccola qua, metin dell'anima. Metin dell'anima. Ah. Vediamo se ci andrà, se ci andrà altrettanto bene. Per rendere le cose un po' più piacevole, più, come si dice... Agevoli? No, agevoli, più... Fluide, più fluide, rapide, più efficienti. Esatto, più efficienti soprattutto, a non sprecare il nostro tempo. Nel prossimo video dobbiamo cercare di ottenere un guanto legalmente. Andremo a vedere quali saranno i modi per ottenere il guanto legalmente. Che li conosciamo. Li conosciamo già. Alcuni, alcuni li conosciamo. Ragazzi, per ottenere il guanto in maniera legale, nel senso anche senza a livello basso. Shoppare, a livello basso. A livello basso. Senza scroccare. Senza scroccare. Cercheremo di ottenerlo nel prossimo video. Perché così, ragazzi, veramente non si può. Sì, senza quando veramente è una tragedia. Una tragedia. E senza quando, ragazzi, non si cambiano missi. Cioè, facciamo medin, ma quasi. Non inutilmente, ma quasi. A me expiamo. Cioè, il libro. Medina che expiamo. Diciamo che lo troppi quasi sempre. Quindi quell'aura che c'è scappata. C'è scappata proprio l'aura. Però diciamo che col guanto. A parte che velocizziamo le cose, quindi droppiamo cose più interessanti, è sempre. O comunque prima, cioè ottimizzeremmo, esatto, il nostro drop. Ottimizziamo. Seppure uno. Non fa niente, va bene. Con lo stomone. Ma che fa, non risolvere. Però mi aspettavo peggio. Sì, ma... Molto peggio, perché vedendo come facevamo con molta difficoltà, quello del 35. Questa mi aspettava io. Questa è veramente una bella media, perché spiamo i pazzi e droppiamo un po'. C'è la possibilità di droppare tanta bella roba. Sì, mentre la 45 mi serve la livello 80. No? Là sì. Quella sì. Quella è veramente difficile, la 45, non la faremo per ora, ma sicuramente Pasqua, crescendo. Prima o poi la faremo. In maniera costante. Costabile, sì. Si può fare tranquillamente. Vedete qua che vi tranello nel culo. Bang! Però Pasqua, media infinita senza. Orchinili, diciamo purtroppo che un test l'avrei fatto, però abbiamo fatto ben due metri del livello 40, non me l'aspettavo, e abbiamo trovato libro e piede della fretta, perfetto. Bella roba, una bella roba. Tanto oggetto, Gulmo? Ti ripeto. Però Pasqua, abbiamo ottenuto un buon bottino che ti vado a dire subito, abbiamo fatto un corpo forte, un tiro ripetuto, buono, non è? Un bel way out Z, questo è ottimo, una pietra della fretta e una pietra mostro. Della perforazione più mostro una mostra, quindi sono ben tre pietre, quindi 300k e ovviamente Pasqua, la chicca, la ciliegina sulla torta che... Eh beh, tanta roba, è stata molto fruttevole. Esatto, un troppo fruttevole Pasqua, però siamo giunti al termine, ma... Ma... Prima di abbandonare il campo da battaglia, andiamo a spacchettare. Per il... rendere ancora più fruttivendolo la cosa, no? Magari da fruttivendolo ancora di più. Però, dai bauri di Natale, Pasqui, di buono può uscire. In realtà, giugno e gira, ma non ci sei. Però sono. Veramente sono. Questa è. Allora, prima Natale l'anno prossimo. Non è se non precedato. Però... Allora, Gulmo, pronti a spacchettare. Vai. Primo baule di Natale. Incredibile. 100k. Meno di una PDA. PDA. Predict.
Mi aspettavo pozione della fretta. Un frutto da vita da patane. Però diciamo che è meglio, diciamo. Vabbè, ragazzi, sta, dai. Comunque, ragazzi, abbiamo fatto questo 14esimo, mi pare, episodio della serie. Direi pulito. Abbiamo droppato Laura. 150 like, come ho detto minimo, prima. Minimo. Abbiamo fatto a metà in 40, non ce l'aspettavo. Mi ha droppato Laura, mi ha spacchettato. Che volete più dalla vita, un Lucano? Il prossimo video già ci abbiamo detto quello che andremo a fare. E quindi, ragazzi, non vi resta che. Favore Bull. Quindi, ragazzi, non vi resta che mettere questi 150 like per vedere il prossimo video. Come ottenere il guanto del ladro senza mezzi strani. Quindi, ragazzi, vi ringraziamo per la visione. E come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.